Ciao, io sono Lala. Oggi un nuovo video in cui ci sarò solo io senza Po. Questo perché vi volevo mostrare tutti i miei libri relativi ai giochi, tutte le informazioni che vi do, sia sul mio canale che sul mio blog, non sono tutte farina del mio sacco. Alcune le leggo da questi libri, altre le trovo online, altre qualcuna la conosco anch'io. E quindi ho deciso di farlo senza voi, in quanto ho vari libri che soprattutto pesano molto e quindi non volevo portarli in giro. Ho deciso di farlo solo io questo video, visto che questi libri sono miei. E cosa dire? È sempre bello avere un libro, diciamo, che riguarda un argomento che vi piace, anche se, diciamo, molti di questi libri non hanno un prezzo basso e voi direte perché comprare un libro invece che comprare direttamente un gioco? Questo sta a voi. Però molti di questi, visto che sono vecchi ormai, li potete trovare anche ai mercatini dell'usato. Allora, il primo libro che ho comprato, da cui è scaturita la mia grande passione dei giocattoli, si tratta di un librino molto piccolo, è il Dizionario dei Giocattoli di Fabio Rossi, di Domino Avallardi. È quindi un libricino molto piccolo, di quelle guide tascabili, è una sorta di dizionario, quindi potete trovare i giocattoli in ordine alfabetico e ogni tanto no, sì, ci sono anche delle immagini in bianco e nero. Questo libro è molto bello da leggere anche come un libro normale, però diciamo non ci sono proprio tutti i giocattoli, molte volte ci sono delle categorie grandi tipo le bambole e tra le bambole potete trovare ad esempio la bambola che vi interessa. Quindi diciamo che è un libro per iniziare. Il mio secondo libro mi è stato regalato a Natale di qualche anno fa, è questo enorme libro cartonato con una sovracopertina che si toglie come potete vedere, in cui è contenuto anche un gioco, si tratta del filetto che di solito sta anche dietro le scacchiere, bisognava togliere tutte queste pedine di carta e giocare sulla copertina del libro. Io ho evitato di fare questo perché l'ho e quindi non volevo rovinare il libro. Questa è la copertina. Si chiama Giochi Vintage, è dell'edizione WWS, quindi White Star, ed è un libro prettamente fotografico. All'interno ci sono delle bellissime foto di vari giochi, di giochi sia da tavolo, sia giocattoli, sia videogiochi dagli anni 80-90, però alla fine ci sono anche proprio dei giochi storici. Per quanto riguarda le informazioni che fornisce non sono moltissime, quindi è più che altro un libro fotografico, anche se ogni tanto ci sono queste pagine azzurre di approfondimento che queste sono abbastanza interessanti. Non so il prezzo proprio perché si tratta di un regalo. Ultimamente poi ho visto in Spagna e ho chiesto a mia zia, visto che possedeva, di trovare anche a me questo libro che si chiama Giochi del Mondo, prodotto dalla Unicef, negli anni 80 è uscito. Questo si può trovare in varie lingue, questo è in italiano, un libro pesante anch'esso, ha una sovracopertina di carta, cartonato ed è un libro meraviglioso, in quanto all'interno c'è la spiegazione di vari giochi, sia la loro storia e sia come potete costruirli voi stessi, questi giochi. Naturalmente saranno tutti giochi classici. Se trovate questo libro, compratelo assolutamente. E infine, questo non c'entra molto con i giochi, ho comprato in un mercatino sempre il libro dei giochi di carte, in quanto a me piace molto giocare a carte, mi ero stufata di fare i soliti giochi come Burraco, Machiavelli, Scala 40 e via dicendo, quindi speravo che questo libro mi potesse dare, diciamo, ulteriori idee, però diciamo non mi è piaciuto.
Non lo trovo molto chiaro, i giochi non li capisco tanto, quindi diciamo che è stato un fail, però comunque lo tengo lo stesso perché è un bel libro da avere. Adesso volevo mostrarvi alcuni libri che non parlano prettamente dei videogiochi. Infatti io colleziono anche i videogiochi, però ho deciso di non parlarne in questo canale proprio perché ci sono già molti altri canali che ne parlano e se diciamo in futuro ci farò un pensierino. Il primo è diciamo, il libro che fa la coppia con questo dizionario dei giochi, è il dizionario dei videogiochi, è sempre del Domino Avallardi di Fabio Rossi, questo è veramente molto bello, ci sono tutte le parole base da conoscere sui videogiochi, tutti i videogiochi classici e anche i film dedicati ai videogiochi, per me è fatto un po' meglio di quest'altro in quanto non ci sono delle categorie generali ma diciamo proprio delle definizioni e ci sono anche in questo caso disegni in bianco e nero. Poi, per tutti gli appassionati della Nintendo, infatti io colleziono solo videogiochi Nintendo, vi consiglio questo trittico di libri. Io li ho comprati quando sono usciti. Potete anche comprarne uno solo a seconda dell'argomento che vi interessa. A mio parere il più interessante è il primo, che parla della storia della Nintendo, quindi prima la Nintendo non ha cominciato producendo videogiochi, ma ha cominciato producendo dei giochi. Quindi sia giochi da tavolo ma anche giocattoli, qui c'è la foto di tutti i prodotti della Nintendo e soprattutto è molto molto scritto, vi racconta tutta la storia. E il secondo, che a me non piace tanto, parla soltanto di tutti i Game & Watch della Nintendo, anche in questo caso parla anche della rarità, dei vari giochi usciti e l'ultimo, anche questo è interessante, è la storia della Nintendo, quindi di tutti i prodotti tecnologici in questo caso. Quindi dei videogiochi, la parte del Nintendo Club, tutti i vari prodotti anche usciti in Giappone con tutte le fotografie e la storia. L'ultimo non è assolutamente legato al mondo dei giocattoli, Tecno Retro, è sempre un libro cartonato del costo di 20 euro e in questo caso ci sono prodotti tecnologici ma c'è una parte relativa ai videogiochi e giocattoli, giochi tecnologici se vi può interessare. Spero che questo video vi sia stato utile. Alla prossima!